Tu in questo libro invece racconti molte cose, metti in fila molti episodi, compreso uno incredibile in cui tu andasti a rincorrerlo ad Mohamed per fargli un'intervista e fossi arrestato, niente di meno che dalla polizia tunisina. Sì, sì, questo, quando lui perse la presidenza del Consiglio si infuriò, se ne andò ad Mohamed senza neppure fare il passaggio delle consegne. E io fui mandato a inseguirlo, sapevo che era un servizio, come dire, impossibile, perché lui era veramente incavolato, no? Però non avrei mai pensato che quando fosse arrivata la gendarmeria a chiedere il permesso per raggiungere la villa mi avrebbero messo in cattapuglia. Poi io mi inventai un espediente, feci finta di essere un parlamentare, avevo della carta intestata della Camera dei Deputati e dissi che dovevo consegnare un messaggio urgente, e poi lui al telefono mi disse: se non te ne vai, non ti è bastato. Ti conviene partire che ti riarrestano. Ma lui era così, era il cinghialone. Era il cinghialone perché aveva questi modi bruschi, molto bruschi, che adoperava anche in politica del resto. Quindi l'elemento dell'arroganza del potere ha contato sul fatto che poi lui ha avuto un trattamento, come tu dici, dice Marcello, c'è una frase pazzesca nel libro: l'Italia è il paese che ha trattato su tutto tranne che su Moro e su Craxi. E questa è purtroppo una realtà, cioè, non è che, nel caso di Moro la trattativa fu nascosta, ma nel libro io pubblico un documento che ho trovato alla Fondazione Craxi dei servizi segreti che si preparavano, avevano fatto 6 identikit di terroristi, 6, si sapeva di uno, non di 6, e se ce l'aveva Craxi il documento dei servizi vuol dire che l'aveva chiesto Andreotti, l'aveva chiesto Cossiga, che allora ufficialmente erano schierati per la fermezza, cioè contro la trattativa. Nel caso di Moro fu nascosta e fallì perché le BR ebbero fretta di ammazzarlo. Secondo me, se fosse durata una settimana in più la prigionia di Moro, la trattativa si apriva e non so che risultati avrebbe avuto. Nel caso di Craxi fu pubblica e dichiarata. Craxi era cioè la famiglia Craxi chiese al governo, il governo chiese alla magistratura, a Borrelli, che era il capo della procura di Milano. Nel frattempo al Quirinale fu esaminata l'ipotesi della grazia, la famiglia andò anche al Vaticano, che per la verità si limitò a dire: lo ricorderemo nelle nostre preghiere, ma tutta questa confusione non portò a nulla, e quindi soprattutto non portò a nulla il fatto che lui si rifiutava di tornare in Italia e farsi arrestare anche solo per un giorno. I suoi familiari, i suoi compagni, cioè, di partito, gli diceva: ma in fondo, io torno libero nel mio paese o non ci torno. Questa è stata la sua posizione. La mia libertà è la mia. Quindi, da un lato la sua testardaggine, che era tipica di Craxi, dall'altro la grande confusione italiana, portarono a quel disastro che fu l'operazione fatta in una sala operatoria dove c'era un medico che doveva tenere una lampada, cioè non c'erano neanche le luci per operarlo, e quell'agonia che durò 40 giorni e poi